una cosa che ancora ricordo, visto con una buona memoria, per fortuna. Quando abbiamo deciso di partecipare a questo BAM, questa pool, come al solito non abbiamo fatto a cuor leggero o senza riflettere, nel senso che la nostra strategia di amministrazione è sempre stata, sino a quando ci siamo insediati, noi partecipiamo solo alle cose che ci interessano e che fanno parte di un progetto, di una visione. E questo progetto, questo obiettivo, quello di valorizzare le nostre risorse culturali per fare turismo, attraverso anche una ecosostenibilità, rappresentava una occasione non solo interessante, forse irripetibile, anche perché ci ha dato l'occasione, Simone ha detto bene, mancano due appuntamenti, eventi, quindi non tiriamo ancora le somme, però qualche riflessione possiamo farla, e devo dire che da parte nostra è stata una straordinaria esperienza. Abbiamo avuto modo, grazie all'impegno degli uffici, di confrontarci con molte realtà interessanti, con le quali c'è stata una, un bel confronto, una bella collaborazione. Credo che ognuno abbia potuto prendere dall'altra parte, dalle altre realtà, spunti interessanti per organizzare meglio proprie iniziative e anche proprie strategie culturali. Noi abbiamo fatto una scelta precisa come amministrazione quando abbiamo immaginato cosa potesse essere il futuro della nostra città. E se ricordate l'acronimo ICT, per un periodo è stato Information Communication Technology, per noi è diventato IFINIA Cultura e Turismo. È stata un po' l'evoluzione anche della terminologia consolidata in Italia, e questa è stata la visione che abbiamo voluto attuare. Ovviamente riesci in questo obiettivo se finalmente raggiungi altre realtà, se ti fai conoscere per un'area interna come la nostra che già concorre con Procida, con Napoli, con Caserta, con Salerno, non è facile. Queste opportunità ci consentono di farci conoscere, di mostrare quelli che definiscono i nostri gioielli, i nostri tesori, di arricchirci e di arricchire. In questi due giorni avete modo, oltre che di essere accuditi e curati come facciamo con tutti perché è la nostra natura, anche di conoscere un po' di nostre realtà. Io ringrazio come al solito gli uffici perché fanno un lavoro eccellente, a volte perché i progetti europei riesci a notarli per quello che realizzi all'esterno, spesso non riesci a trasparire il grande impegno che gli uffici profondono e anche le notti che trascorrono in sogno come sindaci per progettare, per rispettare le scadenze fatidiche. E quindi è anche giusto non solo sottolineare ma ringraziare chi si impegna, si è impegnato da anni, da mesi, e devo dire che la nostra città ad oggi ha raggiunto, credo, 70 milioni di euro di finanziamenti in meno di 3 anni, quasi un successo, finanziamenti europei conquistati, come dico spesso, per meritocrazia. Ed è stato l'altro motivo per cui abbiamo scelto e scegliamo sempre di partecipare ai bandi, perché noi vogliamo confrontarci e conquistare sul campo quello che eventualmente ci meritiamo. Io sono convinto che questa esperienza proseguirà, sono contento anche delle sinergie che si sono create, perché al di là di questo progetto auspico che ci possano essere altre collaborazioni con le realtà che oggi ospitiamo e che ci hanno ospitato nei mesi precedenti, ma sono altrettanto convinto che il segreto di un successo sia fare rete. Questa città, questa provincia spesso ha pagato dazio rispetto a una mentalità un po' chiusa. Noi abbiamo invece voluto osare anche rispetto all'idea di puntare sulla cultura e sul turismo. C'è stata una rivoluzione, puntare sul centro storico, sulla riqualificazione dei nostri monumenti, su una idea di centro storico finalmente reso pedonale. Città che ha pochissime strade, ha avuto difficoltà negli anni a immaginare questo processo, noi lo abbiamo concluso anche grazie all'impegno del vice sindaco. Siamo convinti che sia stata una scelta coraggiosa ma vincente. Il centro storico deve essere vissuto, per essere vissuto deve essere pedonale, con attività commerciali che pullulano e con turisti che finalmente hanno la possibilità di vedere queste nostre bellezze. Grazie per ora, ma ovviamente la storia non finisce qui. Buon lavoro! Grazie mille.